Ciao a tutti, oggi vediamo i prodotti notevoli. In particolare partiamo con il quadrato di binomio. Quindi ho un binomio elevato alla seconda, cioè al quadrato. La regola mi dice che devo elevare il primo termine alla seconda, più elevare il secondo termine alla seconda, più moltiplicare il primo termine per il secondo per 2. Quindi risolvendo 2a alla seconda fa 4a alla seconda, più questo termine alla seconda fa 9x alla seconda. Qui il terzo termine, moltiplicando i segni, più per meno fa meno, 2 per 2 per 3 fa 4 per 3, 12, ax. Come sempre passiamo a un esercizio un po' più difficile. Questa volta ho il prodotto di due quadrati di binomio, perché ho questo binomio elevato alla seconda per questo binomio elevato alla seconda. Però mi rendo conto che la base è la stessa con un segno cambiato in mezzo. Quindi se avete visto il video sulla somma per differenza, sappiamo che questo rispetta proprio quella regola. Quindi prima di fare il quadrato di binomio andiamo a moltiplicare le basi. La somma per differenza mi dice che devo fare il quadrato del primo termine, quindi y alla quarta elevato alla seconda, meno il quadrato del secondo. Questo termine tra parentesi quadre è il risultato del prodotto delle due basi, e quindi questo esponente 2 che vedevamo ripetuto due volte è questo qua. A questo punto, facendo i calcoli, abbiamo y all'ottava meno 9x alla seconda, tutto elevato alla seconda. Ora possiamo applicare la regola del quadrato di binomio, quindi il quadrato del primo più il quadrato del secondo più il doppio prodotto del primo per il secondo, quindi due volte il primo termine per il secondo. E quindi viene 8 per 2 16, quindi y alla 16, 9 per 9 81 e 2 per 2 4, quindi 81x alla quarta. Prodotto dei segni, più per meno, meno 2 per 9 18, x alla seconda e y all'ottava. Quindi, ricapitolando, in questo esercizio un po' più difficile avevamo il quadrato di binomio per il quadrato di un altro binomio e ci eravamo resi conto che le due basi soddisfavano la somma per differenza. Quindi prima abbiamo risolto la somma per differenza e poi abbiamo elevato alla seconda, quindi poi abbiamo fatto il quadrato di binomio. Ora tocca a te. Mettiti alla prova e fai gli esercizi che ti ho preparato. Ti ricordo che dall'1 al 5 sono un po' più facili, mentre dal 6 al 10 sono un po' più difficili, ma sono sicura che ce la farai alla grande. A fianco in rosso ti ho messo le soluzioni, così puoi verificare che gli esercizi ti siano venuti. Per oggi è tutto. Se il video ti è stato utile, metti mi piace. Se conosci qualche amico che ha difficoltà nei prodotti notevoli, passa parola e inviagli il link. I prodotti notevoli sono fondamentali, li troverete ovunque. Li troverete quando farete le equazioni, quando farete le disequazioni, i sistemi lineari, le scomposizioni. Quindi è importantissimo che abbiate le basi solide. Per oggi è tutto, io sono Monia Tomassini e il mio motto è: se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato. Alcuni di voi mi hanno chiesto di fare dei video sulle disequazioni, quindi iscrivetevi al canale e attivate le notifiche, così sarete aggiornati appena caricherò i nuovi video. Ci vediamo molto presto!